Sala giochi aperta. Ma buonasera, The Big Bear Theory. Come la va? Come la va? Come la va? Giornatina niente male oggi, eh? Siamo super carichi. E non è ancora finita. Ottimo, grande, grande. Perfetto, sì, effettivamente è vero, hanno riaperto le palestre e questa è sicuramente un'ottima notizia. Sono felice per te. Addirittura mi segui da qua, sono semplicemente lusingato. Devo dire che anche il gioco sicuramente mi facilita non poco. Eccoci, Renna, che abbiamo fatta! Come se non bastasse questo gioco, diciamo, a mettere ansia potente, ci si mette pure l'ansia del tempo che mi attanaglia da sempre. Ma siamo qui, ragazzuoli. Aspettiamo che arrivi la notifica. Datemi intanto un feedback di tutto, di luce, voce, al solito. Ancora non è arrivata la notifica, quindi aspettiamo. Ciao, Chiaralla. Addirittura, grazie, Chiaralla, grazie tante. Ma proprio mai, non ci fermiamo mai. Buonasera, bro, buonasera. Ciao, bro, grazie di essere qui. È arrivata sta notifica, sì o no? Io ti sento e vedo bene, ottimo, ottimo. Sai com'è? Ci tengo che sentiate al meglio delle possibilità e gli urli degli zombie e magari anche le mie urla, perché onestamente Resident Evil mi ha sempre creato, fin da quando ho memoria, un bel po' di traumi. E questo 2 in particolare, soprattutto quello originale, devo dire che mi ha segnato. Anch'io, Beer, anch'io, da morire, ma in generale mi piacciono un sacco i survival horror. Resident Evil, Silent Hill, chi più ne ha più ne metta. Per esempio, dico io la butto lì, ma giusto perché hai detto io amo queste serie. E ovviamente devo farmi anch'io l'ultimo Resident Evil. Ma io ho adorato la serie Dead Space, non so tu cosa ne pensi, per ora che sto aspettando la notifica. No, veramente la seconda. Perché io ho già portato almeno 2 settimane fa la prima puntata di questo. E è modalità estrema. Modalità estrema, che io l'ho finito anni fa, mi sono voluto ributtare, perché io in fondo mi faccio male. Sì, è andata tutto sommato bene. Sì, devi recuperarla, assolutamente. Sono morto solo 3 volte, mi pare, che devo dire che non è male come risultato, essendo appunto in modalità la più difficile che ti offre il gioco. Però io ho pensato appena l'ho preso che non posso giocarlo in nessun'altra maniera se non così. Perché sennò non è Resident Evil. E volevo proprio il feeling del vecchio Resident Evil classico. Quindi con l'ansia dei nastri e compagnia bella. Ragazzi, io non capisco se effettivamente arriva la notifica. Ecco, bravo, anch'io. Sicuramente un po' di cose me le devo recuperare. Non arriva la notifica, ciò è strano. Ciò è molto strano. Vabbè, io intanto parto. No. Assolutamente, bro. Non capisco perché non è arrivata la notifica. Se eventualmente i ragazzi che sono qua con me possono un attimo controllare the situation. Io non posso. What? Perdonatemi. Vabbè, io inizio anche perché non è che abbiamo molto tempo, perché alle 9:30 proviamo un esperimento completamente nuovo con i ragazzi. Si buttano assieme alla nostra simpaticissima Uran. Sì, esatto, sì, lo sto per dire, infatti. Con la nostra simpaticissima Uran. Sì, con Leon, Beer. Sì. Ho fatto un sondaggio con i ragazzi che erano in chat e hanno voluto Leon, 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 chiamalo come ti pare.
E dicevo, alle 9:30 saremo con gli altri ragazzi, io non penso che ci sarò perché comunque c'è da sistemarsi una cosa, ma ci sono tutti gli altri del Players on Air, credo ci siano Levian, Kedavra, Guido, se non erro, forse Chiaralla o Renak, non mi ricordo, insomma ci sono gli altri miei compagni di viaggio, assieme alla simpaticissima Uran e facciamo Gartic Phone, ragazzi, che è un gioco che sembra molto carino e molto divertente da fare tutti quanti assieme. Eh sì, effettivamente fa pensare anche a me a quella. Vabbè, noi intanto continuiamo. Continua. Dove eravamo arrivati? Io non mi ricordo una ceppa. Facendosi strada tra le vie della città infestata dagli zombie. Ottimo, perfetto. Per me è la prima volta a vederlo, figurati. Ma già mi sono prenotato che la prossima volta vorrei tanto esserci perché vorrei proprio provarlo. Ecco, dirti che da Levi, Chiaralla ed io, dai, tutto sommato c'ero andato vicino. Grazie Renak. Non capisco il perché della notifica che non è arrivata, ma vabbè. Ed eccoci qua. La ridente Raccoon City, soprattutto nella centrale di polizia. Allora. Vediamo un attimo che cosa abbiamo noi di inventario. Ah, abbiamo la monopola che ci serve sicuramente per aprire qualcosa, come anche le tronchesi. Facciamo un bel giro. C'è una poco raccomandabile fuori? Sì, probabilmente sì. Come si corre? Ok, bene. Complotto completamente, Renna, che vabbè, dai. Già siamo 9 e non ho molto tempo, quindi tanto vale che inizio. Allora, vediamo un po'. Qua c'è una vaschetta, termina l'armadietti, ma credo che li abbiamo controllati tutti quelli che potevamo prendere. Non ho preso quelle cartucce? Ci sono rimasto? Sì, ero entrato in fretta e furia per salvare, tant'è che credo. No, effettivamente ho posato i nastri. Mi sento un po' spaesato perché effettivamente è passato un bel po' di tempo all'ultima volta. E anzi, mi piacerebbe che ci fosse Lady Lannister qua con noi, perché è lei in particolare che voleva assolutamente il ritorno di questo capolavoro, ragazzi, perché Resident Evil 2 è un capolavoro. C'è niente da fare. Allora. Io vorrei alzare un po' il volume, ragazzi, scusate perché vorrei proprio saltare in aria, se mi riesce. Guarda la stronza che è lì che ci aspetta. È proprio in mezzo. Eccola! Ciao, Lady Lannister, a te pensavo. Sì. Bestia maledetta, ciao Akira, ciao a tutti ragazzi. Ma che bello, io sono contentissimo per Lady Lannister. Hai visto? Hai visto che siamo di parola? Hai visto? Ma che... Non gli è piaciuto, si è incazzato assai. Che cazzo sì? Cadi. Cadi. Ah. Minchia, già tutto un caricatore. Mi stavano saltando i timpani in tutto questo. Ok, resta a terra. Disgraziata. Ok. Qua c'è uno lì. Sì, assolutamente, ci sto solo ripiando la mano perché è passato un po' di tempo. Non si è neanche messi benissimo di... Allora, vediamo un attimo cosa c'è negli armadietti. Ah, ok, facciamo un po' di spazio, magari carichiamo pure il bello fucile a pompa. Che male non fa. Ok, così abbiamo un po' di spazio. 103. Noi che teste abbiamo preso? Vediamo un po'. 10. Ah, ok, abbiamo messo il 2, ci manca il tasto per fare il 3. Va bene, quindi dobbiamo continuare a esplorare, c'è poco da fare.
Allora, noi intanto però nell'inventario abbiamo questa manopola e le tronchesi, quindi in un modo o nell'altro dobbiamo esplorare. Vediamo un po'. Qua c'è una cassaforte che non abbiamo neanche controllato. Qua ci sono delle porte chiuse. Ah sì, ero tornato indietro, ora mi sembra di ricordare, ero tornato indietro per cercare appunto di salvare, anche perché ero stato preso un po' dal panico. Credo che dovremmo andare da queste parti noi. Va bene. È morto. Questa è chiusa? Com'è che è chiusa? Ah, è chiusa dall'altro lato. Senti, senti. Porta di fiori. Io non mi ricordo che chiavi ho. Vabbè. Madonna, che bello sto gioco. Ogni volta riprenderlo è una goduria. Chissà se qui funziona il trucchetto che ci ha insegnato il buon Akira in The Last of Us, ma ne dubito. No, non penso. Mi sono voluto fare sto flash, ma non penso. La cassaforte è chiusa e ancora non abbiamo. Un po' di piazza pulita l'abbiamo fatta comunque l'ultima volta. Qui c'è il nostro amico che non se la passa bene. Comunque è ancora tra noi. Ok. Dobbiamo andare di qua. Sto andando un po' alla cieca, ma perché proprio devo cercare di ricordarmi dove andare, che cosa fare, chi sono mai e compagnia bella. Allora, Art Room, qua mi ricordo che abbiamo preso la statua. E difatti abbiamo preso. Ok. Qua dovrebbe esserci. Ecco. Credo che sia qui. E invece no. No, no, ho sbagliato tutto. Non è qui. Ok. Perfetto. E tu che cazzo ci fai là? Sei spuntato così dal nulla? Ma c'era prima lui, raga. Vabbè, assurdo. Ok. Ma che cazzo? Va bene, qua c'è una piantina verde che non mi dispiace. Qua c'è una cassaforte. Cioè, allucinante. Entra per l'amor di. No, vabbè, non ci voglio credere. C'è 3 ore per aprire una porta. Leon! Sveglia! Ma porca. Te lo meriti quel mozzicone. Ah, su, vera e verità. Eh sì, eh. Piangi, piangi. No, raga, obiettivamente ci ha messo una vita ad aprire sta porta, è su. Va bene, vediamo un po' cosa c'è nel cassettino. Ma non facciamo spoiler, bro, perché magari qualcuno non l'ha proprio mai visto sto gioco. Allora, dunque, lo so che non lo fai apposta, ma allora. C'è poco da fare, dico, lo devo usare. Magari ce ne portiamo un altro. Ok. Una semplice mano della forma tonda. Le tronchesi non mi ricordo dove si usano. Vabbè. Niente, dobbiamo capire dove andare, ragazzi, c'è poco da fare. Esploriamo un attimino. Il set. Sì e no, sinceramente, sì e no. Dico, ho apprezzato il ritorno, diciamo, più o meno alle origini, nel senso che non è più eccessivamente action come sono stati i vari Resident Evil 4, 5 e 6. Però secondo me è mancato un pochettino di originalità, sinceramente. Però non è stato brutto come gioco, non mi è dispiaciuto. Poi vabbè, io sinceramente,
Sono un purista, io preferisco onestamente Resident Evil così, classico, capito? Con la telecamera che riprende la schiena del personaggio. Ciò che hai lasciato l'ufficio nel frattempo. Quale ufficio, Rennack? Questo qua, intendi? Sì, infatti. Non è cattiva come idea, stavo andando proprio là. Andiamo a recuperare le cose in modo tale che così siamo già pronti. Ah, ok. No, è bello come gioco, ripeto. Io sono un po' un purista in questo, non me ne devi volere a male, ma dico, resta un bel gioco assolutamente. Sentito un rumore che non mi piace. Ok, sa che non abbiamo abbastanza spazio per prendere le altre cose. Ah no, ok, quello è polvere da sparo, non la posso prendere probabilmente, vediamo un po'. Dove sei? Polvere da sparo, sei qua. Non la posso prendere. Vabbè. Guardiola, qua c'erano pure delle assi, niente, mi devo un attimo liberare un po'. Ehi, Levian! Sì, lo so, stavo un attimo esplorando perché giustamente anche Renak mi ha fatto notare che, visto che ero qui, potevo un attimino liberare le stanze in modo tale da non passarci più, in teoria. Quindi lo faccio e dopodiché vado subito su. Mi ero un attimo bloccato anche a pensare a cosa servivano queste tronchesi, perché ancora ce le fa usare. Quindi non capisco. Era un proiettile, santo Dio. Vabbè, intanto deposita. Deposita pure questa. E torniamo indietro. Ok, vediamo cos'altro c'è. Ci sono quelle assi, ok, voglio recuperare quelle assi. Va bene. Non farà così pure tu. Qua c'è il disgraziato che striscia, lo vedo da lì. Ma non ci interessa al momento. Un po' troppo aperta sta finestra per i miei gusti. Ok, là c'è l'incendio. Ok. Guardiola, perché quella guardiola è chiusa? Ah, aspetta. Ma lì non si poteva fare niente, ragazzi. Comincio a non ricordare. Lasciamo stare intanto. Senti, diamo un'occhiata, tanto questa alla fine è striscia, ce la dovremmo fare. Vieni qui. Apri sta cazzo di... Ci credo. Muori, mannaggia a te. Ah. Fastidio. Niente, però non si può operare. Ragazzi, è spettacolare. Cioè, veramente, ogni volta a giocarlo è una goduria. Se di goduria si può parlare perché non sente mette l'ansia addosso. Va bene, allora andiamo al piano di sopra. Non penso che dobbiamo fare altro qui. Anzi, fatemi un favore, ragazzuoli, perché sono talmente preso che potrei anche scordarmi di che ore si fanno e poi devo staccare per dare spazio agli altri.
È giusto, è giusto. Ma ci stavano, e sente, mi mancava sto risentivo. Allora, queste cose intanto le possiamo depositare. Questa pure. Io voglio portarmi dietro queste perché non mi ricordo dove si usano. Mannaggia. Vabbè, intanto andiamo su, come avete consigliato tutti, e proseguiamo. Ah, ma mi è piaciuto e non vedo l'ora di giocarlo. Ottimo, ottimo. Lady Lannister, devo dirti che anche a me ha intrigato parecchio. Però io pure sono un purista del classico, quantomeno, cioè, sta visuale così in terza persona, alle spalle del personaggio, per me è il top. Cioè, Resident Evil è così per me. Ah, e tu che cazzo? No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè, raga, che sta succedendo? Archivio. No, vabbè, raga, ho sbagliato tutto nella vita io. Cioè, mi ha tolto tutta la vita con un morso, ma si può? Ma dove cazzo sono finito? Cioè, la morte. Proprio la morte. No, vabbè, io non ho parole! Dove cazzo sono? Ah, cioè, ho fatto un giro assurdo che non dovevo fare. Mannaggia. Cioè, mi hanno mozzicato per bene. Sì, però è assurdo e mi ha tolto già tutta la vita con un morso, dai. Cioè, proprio a gratis. Va bene, dai. Che ve devo dire, raga? Ho sbagliato io. Andiamo su. Zitto, disgraziato. Non so se già curarmi. Certo, ne avrei un po' bisogno, però. Non avevo altre alternative, purtroppo. Attacco per manopola, lucchetto a combinazione. Eccoci qua. Che ansia, raga, che ansia. Ma poi in estrema l'ansia era di ricominciare tutto. Cioè, questo mi vuole far credere che è morto così, non ci credo, non è mai. Questo ciclo si riprende dopo perché sono bastardi in questo gioco. No? Aspetta un attimino. Vediamo cos'altro c'è qui. Niente. Ah, ma la manopola, scusate, io non so più parlare a volte. Serviva solo per questa parte, effettivamente. Ok, allora. Ok. Comincio a ricordarmi purtroppo, ragazzi. Madre di Dio! Madre di Dio! Madre di Dio! Mi ha fatto venire un colpo! Ah! Cazzo, sapevo che era già...
Mamma mia. Sapevo che era già qua. Ma non pensavo spuntasse così. Sì, certo, me lo ricordo, solo che guarda, la manopola proprio non c'è più. Quindi credo l'abbiamo usata e basta. Mamma mia, ok. Ciao Franci, siamo in un momento delicatissimo. Una porta. Dove porta? Tu non hai visto niente, amico mio. Ok. Ah. Licker. Lickers maledetti, raga, che odio. Ecco il motivo dei miei traumi con questo gioco. Allora, aspetta, prima di prendere sta cosa, andiamo un attimino in giro. Uno spettacolo, Akira. Non facciamo che ripeterlo a ripetizione, ma lo sappiamo tutti che è uno spettacolo. Ok, questo può fare comodo. Assolutamente sì. Ah, questa può essere utile. Bella granatina stordente. Cos'è sto rumore che sento? No, lo so bene. Lo so bene. A quali ti riferisci tu? Ma i Licker in questo gioco devo dire che l'hanno fatti veramente, veramente bastardi. Ah, quel computer me lo ricordo, c'era qualcosa da fare con quel computer. E non solo. L'ho capito. Che ti riferisci a lui. Fornitore ufficio. Cassaforte ignifuga dotata di combinazione a tre cifre. Spostata all'ufficio Stars, secondo piano, l'ufficio ala ovest, primo piano. La combinazione è sinistra 9, destra 15, sinistra. Ok. Volendo abbiamo la combinazione per questa cassaforte. Qui che cosa c'è? Un nastro? Batteria. Ah. E a che serviva la batteria? Mucche. Mi sembri quello di di Watchmen, nuvole. Siamo là. Cose bellissime, delicatissime. Allora, qui c'è una grata stordente. Quasi quasi me la sarei presa. Il problema è che io non voglio assolutamente morire, ragazzi. Che significa ricominciare tutto. Quale scempio? Senza spoiler che io non ho visto niente nulla, perché prima o poi me lo vorrei giocare a questo village. Perché scempio? Ah, qui vuole inserita una chiavetta, non lo ricordo. E sto computer invece? No, ci manca qualcosa. Sì, ci manca qualcosa e mi sembra di ricordare pure che cosa. Va bene, abbiamo scherzato ragazzi, dobbiamo tornare per forza indietro. L'armeria è chiusa, è tutto chiuso e dobbiamo tornare indietro. Addirittura. Non pensavo, Kira, credevo ti fosse piaciuto. Un pochettino che ti avesse preso. Si vede così tanto che non vuoi uscire da questa stanza? Dice, sì. Lui è sceso sicuro. Anzi, me lo trovo dietro, minchia, se me lo trovo dietro veramente.
Ciao, cura, bros. No, dai, io non posso parlare perché onestamente non ho visto niente, ma per quel poco che ho visto mi intriga. Quindi, boh, sicuramente Kedavra ce ne può parlare molto di più perché l'ha proprio finito. E a lui è piaciuto. Che bastardo è dietro l'angolo. Mamma mia, ragazzi. Che ansia. Sento che morirò malissimo. Forse conviene mettermi questo. Eccolo. È là che ci guarda. Bellino sei. Dio santo. Scusate. Ma io ti sparo in faccia quasi quasi, no, no, devo resistere alla tentazione. Devo cercare di arrivare. Ti prego, non scendere, non scendere. Cazzo, è sceso. Non avevo alternative, maledetto bastardo. Sono morto, sono morto. Sono morto. Vabbè, era da mettere in conto, ragazzi. Già, creatura terribilmente violente. Non vergognarti a fuggire se non hai le armi adatte per affrontarli. Ma che ci ridi? Che caspiteria ci ridi? Vorrei vedere te al mio posto. Vabbè, perfetto. Ragazzi, purtroppo non abbiamo concluso una bella amata. Dobbiamo ricominciare. Siete sicuri sì che l'unica strada da prendere è quella? Ci sono sempre famose. Ok, io ammetto che effettivamente ho fatto questa cazzata di prendermi queste batoste proprio gratuite qui e non lo farò più. Dobbiamo ritornare e prenderci le cose. Allora, innanzitutto vediamo di liberarci un po' così facciamo un unico giro. Allora. Facciamo sì, intanto togliamo questo. Queste ce le teniamo. Queste ce le teniamo. Queste per ora non sappiamo cosa ci servono, quindi ce le teniamo pure. Va bene così per ora, dai. Abbiamo tre spazi. Lasciamo un po' di spazio nelle situazioni. No, c'è sempre quella cornuta lì. Mannaggia, stavolta il gioco secondo me non sarà così clemente con noi. Sta sensazione io. Che ansia fottuta, ragazzi. Ora è qui che ci aspetta sicuro. Ah, subito, cammina, subito. No, vabbè, io veramente, ragazzi. Ah,
No, mi sono fatto mangiare perché obiettivamente mi ha dato parecchio fastidio la cosa. Sto gioco veramente. Vabbè. Devo riprenderci un po' la mano, assolutamente, ragazzuoli, scusatemi. Ma questo me lo porto, questo no. Questo me lo porto. Vabbè, questo se però non lo utilizziamo, andiamo a recuperare gli oggetti intanto. Lo sapevo che tu eri ancora viva. Ok. No, no, abbattersi mai. Ecco, bravo. Tanto già ho sbagliato strada, lo vedi? Ok. Andiamo a resistere un poco di più. Allora, noi dobbiamo tornare indietro. Questa è chiusa proprio completamente. Vabbè. Abbiamo bei tre posti, dovrebbero bastarci per recuperare gli oggetti qua. Uno, due e tre. Perfetto. Forza. E poi vediamo di andare avanti. Ok, allora torniamo indietro. Niente ci fu. Vuoi che te lo dico? Lo vuoi sapere davvero così, Cura Bros? Diciamo di no. Ma sicuramente alla centrale all'inizio ci perdi un po' di tempo. Ok. Bene. Allora. Lo so che dovrei andare a quell'Iker maledetto. Lo so. Ma c'è magari qualcos'altro che ho lasciato in sospeso? Cricche meccanico, anche questo dovrei alzarlo. Attacco per monopola, vabbè, questo è il piano dell'Iker. Sala d'attesa, cassaforte. Terzo piano invece cosa c'è? Cosa c'è in terzo piano? Poi sparo a si legno. Lucchetto a combinazione. Niente, dobbiamo fare quella parte. Questa ce la portiamo. Magari per il leaker. O magari cerchiamo di evitarlo. Però ragazzi, guardate. Giusto perché ho
Due nastri di inchiostro, io per una mano salvo. Perché mi sento un po'. Mi scoccia. Rifare un attimo sta parte. Sì, lo so. È che mi scoccia anche farvi rivedere sempre io che prendo sempre gli stessi oggetti, vado sempre ai soliti posti. Vorrei cercare di andare un pochettino avanti oggi, quantomeno sbloccare una nuova zona. Vediamo un po' se ci riesco. Andiamo dal Licker maledetto. Forza e coraggio. No, sto facendo lo stesso errore di prima, ragazzi. Non ci voglio credere, stavo facendo lo stesso errore di prima. Che problemi ho esattamente? Allora, di qua. Di qua. Proprio di qua. Ah, io non t'ho aperto a te, ma ci sono rimasto. Ci sono proprio rimasto. Ok. Di qua. Dobbiamo salire le scale. Maledetto. Terzo piano, cosa c'è esattamente? Lucchetto. Ah, sì, ok. Forza e coraggio. Questo non si apre, qui non c'è niente. C'è niente. Cosa c'era qui? Mi sembra che c'era qualcos'altro di un po' più utile o no? Non c'era proprio niente. Allora va bene, prendiamo questo. Oppure cerco di rientrare in quella stanza e. Sì, mi piacerebbe rientrare in quella stanza e cercare di prendere le cose, oppure non ha molto senso entrarci per ora. Qui non c'è una mazza. Mi pare di no. Ah, intanto c'è uno zombie qui. E ovviamente il gioco. Non ce lo vuole dire. Ok, io direi. Come si equipaggia? Vediamo di capire come si equipaggia. Ok, come si lancia? Ok, così, perfetto. Eccola. Cosa dico? No, passarci ora mentre mangiano non è stata una buona idea. Ok. Odio. Allora, la porta è qui. Ma ho solo uno spazio, a un certo punto non mi conviene. Non mi conviene, ci potrei ripassare dopo. Però per farlo devo ucciderlo. Non posso stare sempre così con l'ansia, questo cornuto.
Almeno mi seleziona le cose così. Le cose da prendere. Ok. Credo di no, ma non ne sono sicurissimo, Kurobros. Sinceramente non me lo ricordo, purtroppo. Ehi là! Bumbi! Veramente? E allora sei il benvenuto! Non lo potevo sapere che era il tuo preferito, vabbè, battuta pessima. Scusa, ma sono un po' in ambascio perché c'ho un leaker che mi aspetta fuori dalla porta. Infatti, sto cercando di camminare piano perché non vorrei che tipo lui realmente si spostasse e magari sente i nostri rumori. Questi intanto ripigliamo. Ok. Qua c'è un'altra stordente e non mi dispiace la cosa. Ok. C'è qualcosa in quell'ufficio e lo pigliamo pure. Mannaggia ragazzi, non c'è molto tempo, mi dispiace. Avrei continuato. Vabbè dai, ancora una mezz'oretta, magari possiamo tirare su. Circolare interna. La live lagga e lì che lo standi con due colpi di pompa in testa e un stordente in gola? Sì, però lo sai che sono resistentissimi, soprattutto a livello estremo, lo sono e come. Questa è la combinazione che abbiamo trovato prima, intanto così è un'informazione in più che abbiamo. Questa batteria mi sa che è una roba utile e la dovremmo recuperare in qualche maniera. La recuperiamo. La esaminiamo un attimo. Ah, ho capito a cosa ci serve. Vabbè, tanto comunque il nostro obiettivo sarebbe quello di tornare a un baule. L'armeria che non possiamo utilizzare. Ok, andiamo a controllare il computer e dopodiché possiamo uscire. Piano pianino. Troppo rumore, così faccio. Ok, qua mi dice non serve. Ok. Prendiamo anche questa. Ok, tutto segnato. Forza. Vediamo dov'è. Sto pazzerellone. Sto zuzzurellone. Cioè, ragazzi, non lo sto sfiorando il joypad. Tu sei lì. Se magari vado di lato, non mi vedi. Se magari non ti punto la luce addosso. Cos'era questa lavanderia? Cazzo, non me la ricordo. Perfetto, quindi mi ci farai ritornare. Gioco bastardo. Sblocca sta porta, ti prego. Piani superiori. Ah! Senti, senti. Ok. Ok, quindi questa è la porta poi che... Ottimo, perfetto, perfetto. Ma salve, signor Nick! Salve a lei! Ah, sì, qui c'era... Un piccolo enigma da fare.
problema è sempre quello, ragazzi, che io non ho spazio. Mannaggia la pupazza. Vediamo se caricando la pistola. Buttare 8 proiettili. No. Potrei curarmi, oppure semplicemente potrei tornare indietro e fare spazio. Che palle. Ovviamente qui c'è altra roba. La biblioteca. No, scusi, ho sbagliato stanza, scusi. Cazzo, sta arrivando. Eccolo. No! Cazzo. Ok, sei morto. Non si è mai troppo sicuri. Come, scusi? Dove sei? Minchia, sei là. Io non ho parole. Vabbè, facciamo come prima. Lo aspettiamo al varco. Ragazzi, bisogna essere super cauti in questa modalità. Mostrati. Liscio. Bene. Ora volendo avrei spazio, effettivamente. Lo posso fare. Perché non farlo? Ah sì, noi avevamo trovato un documento. Consulta i documenti per uno. Grazie. Non era questo, non era questo, non era questo. Questo. Questo è il leone. Giusto? Sì, mi sembra proprio il leone. Quindi vuole un leone, una foglia e una specie di... Estrema, signor Nick. Giusto perché ci vogliamo bene. È giusto perché secondo me è il modo migliore di viversi questo capolavoro. Onestamente, tanta roba. Allora, vediamo, leone, foglia. Una specie di uccello, vediamo un po'. Lo so. No, ok, allora qualcosa non va. Ah, semplicemente non sei il leone. Errore mio, scusate, ragazzi. Mi sembrava il leone. Quindi te sei tipo pesci, una specie di segno e un'anfora. Ok. No. Sembravi questo. È un'anfora, vediamo un po'. Perfetto. Medaglione unicorno. Chiedo 6. Ok. Esaminiamo un attimo, giusto per essere sicuri. Cosa c'è dietro? Un grosso medaglione ornamentale con un mistico unicorno in rilievo. Bello. Ok. Credo che ne abbiamo due, se non sbaglio. Potrei anche ricordare malissimo.
Va bene. Per ora ci conviene tornare indietro e depositare un po' di robette. Tutti svegli sicuro. Ce ne sono altri qui. Li sento. Non c'è motivo di farci vedere, quindi andiamo direttamente qua. Ok. Devo anche prendere questo, effettivamente, non ci ho mai pensato. Liberiamoci le tasche. Tanto questo non ci serve. Questo per ora non ci serve. Questo tutto sommato me lo terrei. Questa pure. Vediamo quante cose ho da recuperare. Mannaggia la pupazza ogni volta. Vabbè, dovrei ritornare in quell'ufficio, ma non è questo il momento. Polvere da sparo. Ci serve questo crick meccanico da attivare. C'è questa polvere da prendere. C'è un'erbetta qui che non mi dispiacerebbe, però c'è qua uno zombie. Questo magazzino ancora non ho ben visto. Ah, neanche tutta questa zona qui, oddio. La torre dell'orologio me lo ricordo. Ok, io direi intanto Beh, intanto recuperiamoci l'altro medaglione, va. Già che ci siamo. Tanto qui in teoria dovrebbe essere zona franca. Il nostro amico sta da Dio. Leone. Andiamo il leone. Ok, era quello che ho visto prima. Leone. Coglia. E uccello. Perfetto. Medaglione del leone. Sembra ce ne manca uno. Vorrei provare a liberare la biblioteca e attivare quel crick, che mi sembra che sia importante. Dopodiché si vede come dobbiamo agire. Allora, la biblioteca era in alto, se non sbaglio, sì. Se non sbaglio, eravamo qui prima, no? Biblioteca è qui. Maledetto bastardo. Cazzo quanto sei veloce. Sei solo tu? Se sei solo tu, magari. Cazzo, non me lo fa usare. Vuoi vedere? Serviva. Cosa serviva qui? Niente, non lo posso fare. Allora non ha senso rimanere qui, ragazzi. Ok. Ok. E quindi? Sì, mi sa che devo andare qui. Devo andare qui. Per farlo mi serve la batteria. Mi piacerebbe trovare qualche nastro e salvare.
Onestamente. Abbiamo ancora un po' più di tempo, dai. La chiave questa è usata. Ah, una piantina. Quasi quasi me la... Posso dirla? La userei, va. Stavo per dire una cosa che necessitava un dissocio enorme. Catene e altri oggetti metallici. Me la fa ancora usare? Dove ti uso? Che non ricordo dove devo usarlo. Stanza d'osservazione, bagno, saletta. No, qui ancora credo non ci possiamo andare. Qua c'è la cassaforte. Fessura manovella. Ah, aspetta, io avevo trovato un documento per una cassaforte. Vuoi vedere che è questo? L'ufficio? No, aspetta, non c'era una cassaforte qua? Qua. Ufficio a ovest. Sì, mi sa che è questa. Andiamo ad aprire, per sì e per no. Visto che ci siamo. Magari troviamo qualcosa di utile. Allora, l'ufficio è di qua. Perfetto. Non l'apre automaticamente, immagino. Allora, vediamo. No. Non è questo. Circolo interno. Allora, sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Ok. Olè. Oh sì, perfetto, 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 grazie. Ah, una delle cose più utili del mondo. Ottimo. Direi che è proprio fondamentale cercare di prendere più borselli possibili nel gioco. Ok, ora siamo un po' più liberi di agire. Piacerebbe trovare dei nastri, ragazzi, non ve lo nascondo. Perché io vorrei salvare ora e magari provare ad andare qua. Il problema è che io so già che cosa mi aspetta qua. Per questo sono così restio ad andarci. Ah, guarda, la biblioteca però non ci potrebbe andare subito così diretto. Lucchetto a combinazione che ancora non ho trovato la combinazione, che mi sembra strano. Massi di ragno e prove da sparo. Non è di qua che volevo andare. Sbagliato. Ma nella zona maledetta dove ci sono tutti quegli zombie. Stanza del briefing. Ah, sì. Questa è bloccata, qua non l'ho visto, non lo posso vedere. Vabbè, allora, torniamo indietro. Qui intanto abbiamo liberato finalmente questo ufficio. È una cosa non mi dispiace. Allora, saliamo su. E proviamo ad andarci da qua. Scusi, volevo rompiscatole maledetto. Forse non l'ho neanche spostate ste cose. Avrei dovuto. Sì, mi sa che non l'ho spostate ste cose. Qui pure c'è qualcosa da fare.
Mi sa che ti dovrò uccidere a te. Per agire in tutta calma. Ma in tutto questo, sto coltellino mi sta per abbandonare. Avrei dovuto prendere un coltello. Accidenti. Dove sei? Ah, eccoti. Fatti vedere. Sei tutto impazzito. Liscio. Liscio. Mori. Mica, si sta portando pure l'amico. Ecco, si è rotto. Perfetto. Perfetto. Va bene, facciamo con calma. Questo pure si muove. Mi ricordo che c'era qualcosa qua dietro, può essere? O ricordo male io. Qui no. Ok, allora proviamo l'altro lato. Stai scherzando! Stai scherzando! Brutto bastardo. Bravo, non avrei potuto dirlo meglio. Quell'altro ha la faccia sconcertata. Cioè, seriamente? Ah. Questo non si muove. Niente, ragazzi, ricordavo male io. Mi ricordavo che c'era qualcosa qua dietro. Probabilmente no. Infatti ricordavo bene. C'era qualcosa. Ok. Ehi là, Buzz, mancavi solo tu. Come stai? Niente, questo ci serve inevitabilmente per muovere e poi spostare tutti gli altri. Finora non possiamo farlo, quindi non ha senso rimanere qui. La biblioteca è pulita, almeno questo. Noi non eravamo giunti per questo. Eh beh, insomma, dico, sono già morto. Vabbè, una volta. Anche due, vabbè, diciamo una. Con il maledetto Lickers. Qua, finché non è, non posso andare in quella porta. Che qua, se non sbaglio, è bucato, infatti. Io non mi ricordo come si muove quel cricchetto. Non è che si muove con le tronchesi. Buzz, tu per caso te lo ricordi? Non credo, vero? Sarebbe troppo semplice se si muovesse con quelle. Che belle manine. Lui. No, la ruota l'abbiamo già usata. Ok, qui vuole che metto, credo, la batteria. Per attivare il C4, se non ricordo male. Qui c'erano degli oggetti da prendere, ecco. La manovella sta nel corridoio con il primo Licker.
Seriamente? Ma e dove? Appunto, esatto, allora era la lavanderia. Perfetto, perfetto. Allora niente, arriviamoci mano per ora. Andiamo avanti. Dio, mi è venuto un colpo solo per la stessa ombra. Aiuto, aiuto. Fanculo quegli stronzi dell'amministrazione, mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro e va bene. Un po' prima va tutta a puttana e li ho rinchiusi in una stanza. Ho sbarrato la porta e ho pizzato il C4. Mi basta solo farlo detonare e buonanotte a tutti. Non è divertente definirlo così in fretta. Chissà che cosa farà. Vabbè, poliziotti, peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso, ragazzi, ci manca solo un po' di musica. Temo non basterà la batteria, mi serve il detonatore. No, infatti. Vuole il detonatore. Ok, niente, dobbiamo continuare a girare, ragazzuoli. Non c'è niente. Ho solo due spazi, volendo posso posare queste due cose. Ok, dai. Buzz, ci credi che non mi ricordo una mazza? Passato un po' di tempo, eh? Non mi ricordo proprio una mazza. Allora. Deposita. 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 Bene, bene, non abbiamo coltellini. Che spasso, ragazzi, che spasso. Senti, io queste me le porto. Secondo me servono a qualcosa. Esatto. Hai pienamente ragione. Allora, scusate se metto spesso la mappa, ragazzi, ma veramente non so dove andare. Stato della dea? Clicca meccanico, non lo possiamo usare. Lucchetto a combinazione. Quindi Buzz dice che è qui. Effettivamente mi ricordavo qualcosa pure io del genere. Cassaforte. Non vorrei che semplicemente davvero vuole che mettiamo sti... Quanti ne ho? Perché se ne ho tre, a un certo punto li mettiamo e andiamo avanti, ragazzi. Che dobbiamo fare? Ma io non credo, perché me ne manca uno sicuro. Uno, due... infatti. No, no, no. Dobbiamo trovare, appunto, il detonatore. Il detonatore che ci serve per quel C4. E dove starà? Trullallero, trullallà. C'è sicuro qualche stanza che non ho controllato. Qua c'è un lucchetto che non mi convince. Questo non c'entra. Lounge, sala d'attesa, cassaforte. C'è un'altra cassaforte qui. Qui non possiamo passarci. E qui serve la manovella. Qua c'è tutta una zona che non abbiamo visto. Lucchetto. No, ma ancora non ci possiamo andare. La miseria, oh!
Ah, questo è senza testa. Bellino. Ci piace così, senza testa. Intanto. Perché no? Perfetto, almeno così tutta questa zona è pulita. Scusi, 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 non faccia così. Mannaggia. Sarò spigio. Questa porta? No, ah, è quella che va fuori. Ma per una mano usiamola, va. Ma non può fare. Qua dentro c'è un tizio. Io non mi ricordo se lì in un qualche maniera ci si può andare. Io mi ricordo di sì, ma non so. Non mi ricordo come. E vabbè, intanto facciamo il giro. E vorrei recuperarmi l'erbetta che sta qua su. Siete in due? Vi siete moltiplicati? Qua cosa c'è? Non ci posso andare, mi sa. No. No, onestamente preferisco affrontarne uno allora piuttosto che due. Mi secca che non ho un coltello, mi secca che non ho niente. Niente, usciamo da questa zona maledetta. Lui è lì. Ti vitti. No, questo è servito qui. Ah, siamo di nuovo qui. Proviamo i piani superiori. No, non di qui. Di qua. Non c'era niente. Buzz, se per caso ti ricordi dove andare, a bello cuore, eh? Allora. Io ho una paura terribile di morire, sinceramente. Sarò sincero con voi, ragazzi. Allora, vediamo. Deposita. Questi ce li teniamo. Sì. Anche perché vorrei un coltellino. Non so se salvare. Non so se salvare. Abbiamo recuperato un bel po' di oggetti. Abbiamo ripulito un po' la zona. E non so se salvare. Solo che così mi rimane solo un nastro. Questa è una buona pensata. Il problema è che, per esempio, l'armeria non la posso fare. Le docce, semplicemente perché c'è questo lucchetto e questa cosa qua. Qui è dove abbiamo incontrato il Licker. Qua c'è la lounge dove abbiamo preso uno dei medaglioni. Mi sembra quello dell'unicorno. Qui ci sono un po' di oggetti da prendere, sì. Però qui c'è il Licker. Onestamente non vorrei affrontarlo di nuovo. Sala d'attesa, qua c'è la cassaforte. Vediamo al terzo piano cosa c'è. Questo. Qua
Dove eravamo prima? O ricordo male io. Comunque, noi siamo qui. Controlliamo. Mi sembra che eravamo qua. Solo dall'altro lato. Esatto. La cosa assurda è anche che non riesco a trovare niente per aprire sti cassetti, sti armadietti. No, niente, qui siamo dove eravamo prima. Solo dall'altro lato. Vedete? Siamo qua. Non cambia, non cambia. Andando dritto non c'è niente. Penso di no. No, non c'è niente. Assurdo. Mi sfugge qualcosa. Ma che cosa? Questa porta è bloccata, questa è bloccata. Eh? Porta con catena. Eccoci, qua è, porta con catena. La rompiamo con le tronchesi. Trovato. Almeno sappiamo dove andare. Il problema è che quella zona è oscena. Dovrei cercare di chiudere questa finestra, magari. E ce la potrei anche fare. Vabbè, torniamo indietro. Male che vada, vado ai fucili a pompa, perché non mi devono uccidere tutti quei zombie, assolutamente no. Minchia, e me lo dici così? Come con nonchalance. Vabbè, ho capito, io nel dubbio salvo, ragazzuoli, perché non me la fido di rifare tutta questa parte. Sgraziato. Sì, facciamo così. Io nel dubbio salvo. Allora, facciamo così. Ci pigliamo. Assi di legno, ne pigliamo due. Non si sa mai, potrebbero servire. Almeno credo, nella zona quante ce ne sono. Qua ce n'è una. No, ce n'è solo una, effettivamente, di finestra. Potrebbe anche bastarci. Va bene. Manco per non avere troppe cose in mezzo. Dopodiché abbiamo il nastro. E che Dio ci mandi buona. Sì. Sì, ragazzi, abbiamo solo un nastro poi e purtroppo dobbiamo andarci cauti, me ne rendo conto. Ma mi mette ansia quella parte. Insomma, ormai è andata, non ci pensiamo più. Ora, per andarci, c'è niente da fare, bisogna fare per forza quel giro là. Perché qua è tutto bloccato. Ufficio là, sì, dobbiamo per forza fare tutto il giro. Allora, in questa maniera credo, e dico credo, le tronchesi così ci salutano. Questa è sempre bloccata. Qui. Comunque, faccio questa parte, ragazzi, e spengo. Cioè, stacco, perché poi ci dobbiamo preparare per il Gartic Phone. Per chi non lo sa, sembra un giochino così di società molto molto interessante. Nel senso che
Ricordo un pochettino, credo, come si chiamava? Pictionary, Pictionary, una cosa del genere? Non mi ricordo. Praticamente i nostri eroi devono disegnare e credo che gli altri devono indovinare semplicemente che cosa hanno disegnato. Sembra divertente, semplice ma divertente. Quindi io vi consiglio di rimanere con noi, caldamente. Non vi nascondo che io avrei continuato a giocare anche perché ci stavo ricominciando a riprendere la mano. Però, oggi giornatona, eh. Stiamo portando 5 live, ragazzi, 5 live. Non so se mi spiego. Ma per noi è un piacere, comunque nel mentre ci divertiamo pure. Ah. Fermo lì, fermo lì. Minchia, è sceso, lo sapevo. Ma allora sei proprio bastardo. Merda, sì. Ma proprio secca. Liscio. Cadi. Cadi. Sapevo c'erano due. Lo sapevo, ne devo portare due. Oh, quella l'ho chiusa. Ah, quella l'ho chiusa. Ottimo, ottimo. Dunque, questa è senza testa, non mi preoccupa. Questa è chiusa. Qua mi ricordo che ce n'erano altri. Aria santissima, quello sicuramente si arruspiglia. Levati, sì! Maledetto! Ah. Poi ti voglio uscire da lì. Ti voglio proprio uscire. Un'altra! No, vabbè, che palle. No, 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 no. Maria Santissima, apri sta cazzo di porta, ok. Ah. Tra un po' arrivano, perfetto. La possiamo già scartare, dico, non ci serve più. Beh, non ci serve più. Ok. Eccolo, ragazzi, eccolo. Perfetto, abbiamo pure la batteria. Qua mi sembra c'è altro da recuperare. Non ce n'è erbetta. Ehi là, non facciamo scherzi, eh? Qui ci sono due porte. Sta portata a sbloccare. Perfetto. Mi sa che qualcuno ha aperto la porta. O sta cercando di aprirla. Ok, noi potremmo andarci. C'è anche questo archivio, ma non credo che si aprirà. E infatti non si apre. Non ho la porta per questo, me ne devo andare fortissimo. Oh, e così finalmente non dobbiamo fare più sto giro immane. Ottimo, ottimo. Perfetto. Abbiamo tutto quello che ci serve. Col senno di poi non avrei salvato. Vabbè, niente, ragazzi. Io credo che staccherò qua, ma non salvo, perché voglio tenermi almeno un nastrino. Sappiamo tanto per la prossima volta che dobbiamo andare qua, dobbiamo rifarci questo bel corridoio, dobbiamo aprire questa porta qua con le tronchesi le buttiamo, troviamo il detonatore e poi torniamo indietro e così siamo pronti per attivare il C4 in quel magazzino. Io devo staccare assolutamente e niente, ragazzi, chiudiamo. Chiudiamo, era una cosa così un po' ad aperitivo, un po' spiziosello. Grazie di essere stati in mia compagnia, ragazzuoli. Grazie sempre, è sempre un immenso piacere. E niente, io stacco che così do il tempo ai ragazzi di prepararsi. Ci vediamo alla prossima e spero che non debba passare troppo tempo.
Abbiamo recuperato un bel po' di cosucce, Renak, che male non fanno, sinceramente. Io spero che non vi siate annoiati. Grazie a voi, grazie a voi. Un paio di infarti ci siamo presi con quel cavo di Licker, ma la prossima volta vediamo di affrontarli per bene. Ciao ragazzuoli belli, stacco, che così gli altri si preparano. Rimanete con noi, Gartic Phone. Ciao!